I carabinieri della stazione di Montereale hanno arrestato uno stalker seriale. Si tratta di un uomo classe 49 del posto, responsabile dei reati di atti persecutori, estorsione, minaccia, violenza privata, danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, commessi a Montereale dal gennaio 2012 fino al marzo di quest'anno. I fatti riguardano comportamenti vessatori posti in essere dall'uomo nei confronti di una coppia del luogo, coppia che ormai si era ritrovata a vivere un incubo. L'uomo si recava più volte al giorno presso la loro abitazione, ma anche presso il luogo di lavoro di uno dei due coniugi, intromettendosi nella loro vita privata e costringendoli con il ricorso a continue minacce a subire la loro presenza. Addirittura a volte si sedeva a tavola pretendendo di dover mangiare gratuitamente. Tra l'altro, come dicevamo, si recava spesso presso il luogo di lavoro di uno dei due coniugi, un'officina meccanica, dove aveva l'abitudine di trascorrere buona parte del suo tempo, intromettendosi nell'attività lavorativa del responsabile e dando anche fastidio ai clienti. L'uomo pretendeva anche lavori di riparazione alla sua automobile gratuitamente, rifiutandosi di pagare pezzi di ricambio, utilizzando tutti gli attrezzi della vittima e in alcuni casi appropriandosene definitivamente. I due coniugi, insomma, erano costretti a subire la presenza dell'uomo giornaliere a soddisfare ogni sua richiesta, perché li minacciava di incendiarli addirittura la loro abitazione. Tra l'altro, si vantava di aver già fatto degli illeciti nel comune di Montereale nel corso degli anni, come l'incendio a un pagliaio, a un bar e il taglio di pneumatici. Ma la coppia, nel giugno del 2017, decide di dire basta e lì iniziano pedinamenti e altre minacce. Ancora l'uomo, tra il dicembre 2017 e gennaio 2018, importunava in più di un'occasione un altro esercente del posto, tentando di avvicinarla e molestarla. Nel 2016, con un cacciavite e con aria di sfida, era riuscita a deteriorare anche un pneumatico, la autovettura di proprietà di un dipendente comunale che in quel momento era parcheggiata sulla via di Montereale, per convincerlo a compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio, in particolare a fargli un favore riguardante dei procedimenti a suo carico. Le condotte poste in essere dall'uomo sono state ritenute gravi e ripetute, tant'è che i carabinieri della stazione di Montereale, coordinati dal capitano Francesco Nacca, comandante della compagnia, hanno deciso di intervenire mediante l'acquisizione di numerosi riscontri, le denunce delle vittime e anche sentendo svariati testimoni. Dunque è stata data immediata esecuzione del provvedimento all'autorità giudiziaria, traducendo l'uomo all'interno del proprio domicilio. Infatti gli sono stati comminati gli arresti domiciliari.